Ciao ragazzi e benvenuti a tutti a questo nuovo video. Oggi parleremo di pentolame, stoviglie che utilizzo io prettamente nei miei trekking o nelle mie uscite bushcraft. Buona visione! To all of you American girls, it's sad to imagine a world without you. American girls, I'd like to. Mi è stato richiesto da più di uno di voi di sapere io che cosa utilizzavo nelle mie uscite, sia di campeggio, di trekking, outdoor in generale o comunque nello specifico bushcraft. Voglio dire innanzitutto che questo è il mio set e che non è da insegnamento per nessuno. Allora, questo sarà il primo episodio di una miniserie che ho deciso di fare. Oggi ci parleremo prettamente sul pentolame che io utilizzo. Poi ci saranno altri episodi su attrezzatura outdoor, trekking o bushcraft che normalmente porto con me nelle mie uscite. Parliamo subito del pentolame. Come potete vedere qui ce n'è abbastanza e di vario genere. Quelli che vedremo oggi in particolare sono, perlomeno quelli più utilizzati, sono in alluminio, alluminio anodizzato, in ghisa e in ferro. Parliamo subito dell'alluminio. L'alluminio è un po' alla portata di tutti quanti. Questa è una gavetta che sicuramente un po' tutti quanti ci abbiamo. Basso costo, facile cottura. A differenza di altre tipologie di pentolame, l'alluminio può essere cancerogeno. Io francamente lo uso da tanti anni, come molti altri lo usano da tanti anni, non credo che mi abbia dato qualche problema di salute, spero che non lo darà nessuno. Però effettivamente l'alluminio, nel tempo può dare qualche fastidio. Una cosa che ho notato è che siccome cuoce subito, è immediato, soprattutto se messo sul fuoco come ho fatto io con questa, potrebbe cambiare anche il sapore del nostro cibo che andremo a mangiare in quel momento. Questa tipologia di alluminio è stata successivamente sostituita da quest'altra tipologia, sicuramente questa l'avete vista, l'utilizzo in qualche altro mio video, da alluminio anodizzato. Vediamo un attimino le differenze. L'alluminio normale tende a il cibo ad attaccarsi, comunque cuoce molto velocemente, e bisogna stare molto attenti, soprattutto se cuociamo sulla fiamma del fuoco e non sul fornelletto, bisogna stare molto attenti e controllarlo continuamente. Un'altra cosa che io consiglio, importantissima, soprattutto d'inverno e soprattutto con alluminio, utilizzate piuttosto un cucchiaio in legno piuttosto che in ferro o piuttosto che in acciaio. Io preferisco o in legno o al massimo in plastica, semplicemente perché non va a grattare quando magari dovete mescolare qualcosa, una zuppa, un risotto, qualsiasi cosa sia. Differenze alluminio normale e alluminio anodizzato. Intanto l'alluminio anodizzato è ricoperto da questa patina nera, ok, invece che essere classico così come potete vedere. Il cibo non si attacca, è come una sorta di antiaderente, ma non è un antiaderente. Diciamo che si attacca di meno, ecco, mettiamolo così. Diciamo che per un trekking utilizzo prettamente questa, in un'uscita di un giorno utilizzo prettamente questo set, dove c'è il pentolino, il coperchio, all'interno mi ci va anche una bomboletta. Qui c'è anche un'altra padellina. Io questo l'ho usato anche sul fuoco libero. Ovviamente vi do un consiglio, non utilizzatelo proprio sul fuoco, più che altro spostate la brace e poggiatelo sulla brace.
per avere una cultura più uniforme. Poi di tipologie ce ne stanno tante altre, per esempio c'è la gavetta, questa qui è una borraccia, sempre in alluminio, dove togliamo la borraccia che possiamo direttamente mettere sul fuoco per riscaldare l'acqua, e qui abbiamo anche un altro piccolo pentolino dove possiamo farci una tisana o un risotto o comunque una zuppa. Diciamo che per emergenza questo qui va benissimo, è comunque comodo perché c'ha l'impugnatura, la maniglia, lo si può appoggiare su un tronchetto di legno magari così, e sta distaccato dal fuoco, oppure metterlo direttamente sulla brace. Poi utilizzo anche queste altre piccole padelline, sono sempre in alluminio, in questo caso anodizzato, ma di quel legno, insomma sono veramente piccole, una è un pentolino e un'altra è una padellina. Ovviamente il peso è molto ridotto, queste per me vanno bene per l'uscita di un giorno. Un'altra tipologia di pentolame che utilizzo invece per le uscite bushcraft è totalmente in ferro. Questa per esempio è la classica padellaccia della nonna, come si suol dire. Sicuramente non è bellissima da vedere, sicuramente è scomoda da portare nello zaino, sicuramente è pesante, però dà un sapore al cibo, comunque tutto quello che ci cuciniamo, che a me piace tantissimo. L'unica attenzione che bisogna fare sul pentolame in ferro o in ghisa è la manutenzione. Mi insegnarono ai tempi dei Boy Scout che si doveva, una volta utilizzata, poi lavata, pulita e tutto quanto, ben asciugata, perché altrimenti, essendo in ferro, può tendere a fare la ruggine, per mantenere anche il gusto, insomma comunque un sapore buono che non sappia di ferro, e di olearla, diciamo, continuamente, insomma quotidianamente. Ci abbiamo questa qui che è gigantesca, ma più che altro è veramente un ricordo, non la utilizzo più da tanto tempo, infatti potete vedere come si è rovinata, ha fatto la ruggine, pesa tantissimo, sicuramente peserà forse un chilo e mezzo, ma questa è stata veramente, ho dei bei ricordi su questo padellone, varie uscite che ho fatto negli anni, questa qui è praticamente ci mangiavamo quasi 10 persone. Altro pentolame che utilizzo io è la ghisa, che è questa qui. Sulla ghisa sicuramente ci sono i pro, ci sono i contro, molti non sono d'accordo, può essere anch'essa cancerogena come l'alluminio, è giusto. I pro, quasi nessuno, pesa tantissimo. L'unica cosa positiva è che mantiene il calore veramente a lungo. Molti mi chiedono: ma come mai mangi così tanto, mangiate così tanto quando fate le uscite bushcraft? Perché allora la risposta più veloce che mi viene è: lavoriamo tanto nel bosco, c'è tanto da fare, consumiamo tanta energia, abbiamo bisogno di tante proteine, mangiamo tanto. Questa è la risposta falsa. La risposta vera è che mi piace mangiare tanto. Un altro attrezzo, diciamo, che utilizzo molto è questa, una classica teiera, anche questa in alluminio, quindi come avete visto io l'alluminio lo utilizzo sempre. Questa, come avete visto, la utilizzo prettamente comunque per una tisana, per un tè. È ovvio che nelle mie uscite non porto tutto questo, se no praticamente lo zaino peserebbe 300 kg. Però nelle mie uscite, diciamo, differenzio la tipologia di pentolame da portarmi. Questo primo episodio di questa miniserie che ho deciso di fare termina qui. Ci vediamo al prossimo episodio, dove parleremo invece di fornelli, bombolette, boost box, esbit.
e quant'altro io utilizzo nelle mie uscite. Se vi è piaciuto questo video lasciate un like, soprattutto se vi è stato utile. Se non siete iscritti al mio canale, iscrivetevi, seguitemi anche sui social network che vi lascio anche in descrizione, e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao ciao ciao.